Il mio nome non è conosciuto ai più studiati. Il mio volto non è noto ai più attenti. Le mie gesta non sono state tramandate nelle scritture antiche. Sono Caio Gellius. Sono qui per narrarvi la vera storia di un luogo senza tempo, in cui antichità e innovazione fluttuano tra i sensi compiaciuti delle umane genti, dimora eterna a cui il destino benevolo volle affidarmi. La città dei tre fiumi regnava eterea, equidistante tra la montagna e la laguna, irrorata dalla portata di tre corsi d'acqua e attraversata da molteplici crocevie di transito. Nel 148 a.C. divenne Opitergium, maestosa, elegante, strategicamente corteggiata. La città beneficiava di collegamenti sia d'acqua, perché abbiamo la fortuna di avere il Monte Cano, che è il fiume di Oderzo, ma a sua volta si butta nell'Ivenza, però abbiamo anche il Piave qui a pochi chilometri. Il Piave è stata una fortuna per Oderzo, perché essendo un fiume torrentizio porta dei materiali che sono i sassi piccoli, servono per fare la parte sotto dei mosaici. I sassi grossi fanno le fondazioni delle pareti delle case, altri sassi cotti danno la calce, e quindi abbiamo tutti i materiali per poter funzionare. Poi i romani sono quelli che hanno inventato i mattoni, e quindi l'edificazione romana ha avuto un impulso enorme, e lo vediamo appunto qui. Durante quest'epoca Opitergium raggiunse il suo massimo splendore, annoverandosi il titolo di importante città romana dal prezioso sedimento commerciale. Da sempre armata di audacia e di suggestionabile fama, riprese gli antichi fasti della sua storia quando, nel 1380, passò sotto il controllo della Repubblica di Venezia, dipingendo le pareti di preziosi affreschi dalle tradizioni lontane, particolarmente ambite dal giovane imperatore Napoleone Bonaparte. Nel 1797 la comunità opitergina, dopo la caduta di Venezia, decide di costruire una zona carceraria, edificando il cosiddetto torreson, cioè questa grossa torre con cinque celle, una sovrapposta, la casa a fianco e il cortile d'aria dei carcerati. E negli anni 80 il comune di Oderzo mette in vendita la zona e viene acquistata dall'attuale proprietà, con la possibilità di fare un locale pubblico. Pare a voi questa trasformazione una pura follia? Parve a Genesio Setten un amore audace e passionale, un'intuizione geniale e ambiziosa. Quanto più vera fu la mia esistenza. Abbiamo avuto la fortuna di trovare una lapide rotta che è unita da un testo interessantissimo che dice di Caio Gellius, da cui il nome del locale, era un quattrumviro. I quattrumviri erano i governanti della città. Allora questo ragazzo dedica al padre e alla moglie del padre questa lapide a memoria. Quindi è, non dico romantico, ma molto affettuoso, e è stata la scintilla che ha dato il nome locale. Verso la fine degli anni 90, io e il mio vecchio socio Adriano gestivamo un locale nelle colline di Conegliano e sentivamo parlare di questo progetto in costruzione a Oderzo, che doveva essere questo ristorante ricavato dalle vecchie carceri, che era una cosa di cui si sentiva molto parlare per la ricercatezza nel progetto. Poco dopo aver sentito parlare di tutto questo, un sabato sera ha prenotato questo cliente di nome Genesio Setten, e quando ha prenotato ci siamo come guardati, dire: ah, fatalità, ne abbiamo parlato da poco. Gli scavi delle fondamenta della torre e i successivi lavori di restauro, tra stupore e ricerca,
resero possibile l'impossibile. Unire un ambiente conviviale alla magnificenza di reperti archeologici di grandissimo pregio. Incommiabile emozione per gli occhi di chi osserva. La proprietà che acquista attorno agli anni 80, è tempo di fare un progetto fatto dall'architetto Paolo Bandiera di Treviso, un carissimo collega, mi diceva che lui ha fatto un progetto in studio e tutti gli altri progetti li ha fatti nel bar qua vicino, perché a mano che trovavano i reperti dovevano adattare la costruzione, quindi era una cosa molto molto viva, molto sentita, impegnativa decisamente. Ma direi che è stata svolta in maniera eccelsa. L'inaugurazione di Gellius sancì l'unicità di un luogo ambizioso, dove l'immortalità della storia antica sposa il piacere conviviale del cibo. Come molte grandi storie, il cui principio pare scritto dalla magia dell'intuito lungimirante. La collaborazione tra Genesio Settenna e il giovane Alessandro Breda iniziò quasi per scherzo. Arrivando qua dentro, logicamente vedi che è un locale di suo ambizioso. Il posto si merita un gran rispetto da parte nostra, ma allo stesso tempo questo posto deve essere conosciuto il più possibile, perché comunque è un posto che merita essere visto. Io ormai sono da 20 anni che sono qui, quindi posso dire che sono cresciuto qui dentro. Sono cresciuto sicuramente professionalmente, sono cresciuto anche a livello personale. L'arte magistrale della Brigata Breda coniuga in Gellius l'eccellenza di una cucina stellata alla maestosa capacità di cambiare forma, immutando l'essenza. Da custode silenzioso di queste antiche mura, ambisco ora al mio privilegiato passatempo in moderna epoca, un lusinghiero spettatore della vostra più conviviale ed ospitale permanenza. Che voi siate i benvenuti, miei graditi ospiti.